Buonasera. Salve. 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 Buonasera. Professore Guido, buongiorno. Salve. Chi è? Non vedo. Professore Valente, Dice Artistico di Aves. Ah, sì. Siamo perfettamente armati un minuto, cominciamo. Sì, beh. legge da mia e nel frattempo. Sì, Allora direi potremmo cominciare magari con qualche informazione di servizio, oppure se ci sono domande da parte vostra organizzative su come procederemo. Ovviamente noi seguiamo il calendario che vi abbiamo già inviato. Uh, al netto di qualche modifica che uh, ci potrà essere. Una delle, delle, delle modifiche, diciamo, perché noi ci muoviamo in base alla disponibilità dei nostri docenti è quella di fare un mix di quegli interventi. Noi avevamo scomposto la, la, la figura del Vambitelli. In una serie di, di tipologie di architetto, Van Vitelli, architetto, Van Vitelli, il disegno, Van -vitelli paesaggista, urbanista, designer, eh, essendo il personaggio poliedrico. Eh, però diciamo, non, non andremo secondo quest'ordine e proprio oggi, eh, come avete visto dal calendario, ci sarà un seminario. Che verte più sul Van Vitelli dis disegnatore, il, il, diciamo verte di più perché poi la figura è un mix, le cose si sovrappongono, è una divisione un po' artificiale che abbiamo fatto noi per rendere più semplice il percorso. Perché come, tutto si svolge all'interno dell'anno Van Vitelliano, che quest'anno ricorre il 250 anniversario della morte di Luigi Van Vitelli. Che tra l'altro eh, dà anche il nome alla nostra università da qualche anno. E quindi ci siamo agganciati a una, ad una serie di iniziative che sta promuovendo eh, il territorio, non solo noi eh, come eh, università, ma anche la regione, alcuni comuni. Eh, abbiamo dei progetti con la Reggia di Caserta, quindi ci sono delle cose in corso di cui poi vi daremo conto. Eh, e dicevo detto questo, la prima lezione sarà proprio sulla figura del, 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 del Bambitelli come architetto, ma soprattutto nella sua parte relativa ai disegni, alla rappresentazione. E eh, a fare eh, questa comunicazione sarà proprio il nostro direttore, tra l'altro, eh, che è la professoressa Ornella Zerlenga, che sta per eh, entrare nel team che insegna proprio questo, insegna disegno e eh, tecniche di eh, rappresentazione. Eh, da un punto di vista della comunicazione, vi eh, volevo dire, per evitare interferenze che a volte ci sono, eh, noi durante la lezione bloccheremo la possibilità di parlare. Chi vuole parlare alza la mano, preme la manina. Eh, non perché non si possa parlare, quindi. quindi si può anche interrompere, possiamo dialogare su alcuni temi, però utilizziamo la mano in maniera tale che non ci sono sovrapposizioni di, di voci uh, e, e quindi dovrebbe, in questo modo dovrebbe funzionare. Buonasera, salve, salve. Ci sono domande su come si svolgerà? Qualcos'altro che mi sono dimenticato essendo la prima. Lezione, anche se abbiamo fatto un, un seminario introduttivo, diciamo sul quale abbiamo testato anche le possibilità tecniche di, di trasmissione, che l'altra volta c'è stato qualche problema, ma ora mi sembra tutto dovrebbe funzionare. Tra l'altro, questo seminario capita subito dopo queste feste, fest, quindi siamo in ripartenza. È una data poco felice, professore. Eh, e noi abbiamo vissuto i lunedì già stiamo al limite con i, le tempistiche, perché se seguite il eh, calendario, considerando le 30 ore, poi voi non ce la fate a, a certificare, tutte e 30 le ore, quindi siamo sì, sì, un po' incastrati. Anzi, chi, eh, chi ha a che fare molti di voi con le quinte vorrebbe finire pure un po' prima, ci sono alcuni che vorrebbero prima del, di giugno quindi adesso vedremo adesso chiamo la professoressa dice, ci sono eh, novità eh, che sono emerse voi me lo dite ne possiamo parlare pure dopo ovviamente dopo la lezione noi e pure eh, i ragazzi quelli che non quelli che che non so come vi siete regolati, se state tutti su team o, o avete le vostre piattaforme. Se ci sono anche domande dei ragazzi, possiamo interagire. Ah, poi vi ricordavo: vi ricordo che questa lezione è registrata e la metteremo sul nostro canale YouTube. Quindi, chi l'ha persa, eh, se la vuole vedere, però poi sta a voi verificare che i ragazzi possano in qualche modo sopperire a questa. Cioè utilizzare una maniera non indiretta come ora in diretta vediamo se la professoressa risponde Buonasera. Direttore, ci sei? Ci sei, mi sono, sono, mi senti? Sì, ti ho già un po' presentato uh, uh, in parte, ah, bene. però dicevo <ride> appunto, noi cominciamo col direttore, non seguiamo quella, quella scomposizione che avevamo fatto della figura di Van Vitelli, architetto, questa, cioè, la seguiamo ma in maniera uh, random e oggi, eh, dicevo, il tuo intervento, credo, eh, però mi sono avventurato per, sarà eh, indirizzata più al disegno e alle tecniche di, eh, di rappresentazione, però poi, poi chiaramente poi la figura del Van Vitelli sono tutte, eh, tutte figure del Van Vitelli che si sovrappongono e quindi non si può, noi l'abbiamo fatto in una maniera strumentale, quella di, di suddividere il, il personaggio eh, in, varie, in varie tipologie, diciamo, che ci consentono poi di, di costruire questo percorso. Quindi, proprio la professoressa Zerlenga, come vi dicevo, che è anche il direttore del nostro dipartimento di architettura e disegno industriale, insegna eh, disegni, in particolare, cosa insegna? Laboratorio di rilievo e rappresentazione dell'architettura, sì, laboratorio sì. di graphic creations nel corso di laurea di design e comunicazione, o anche tecniche avanzate della rappresentazione nel corso di laurea magistrali in design per l'innovazione, che io ricordo anche a loro, noi abbiamo vari corsi di, eh, di laurea, oltre quello eh, diciamo di architettura eh, a ciclo unico, quello del percorso classico degli architetti, ne abbiamo altri, che sono tra l'altro quelli più, più richiesti, no? quelli che in qualche modo eh, vanno per la maggiore, sono molto interessanti. Va bene, io ho già fatto delle introduzioni, uh, Ornella, tu, tu puoi, puoi anche cominciare, condividi lo schermo. Bene, bene. Noi siamo sì, sì, qua, sì. Uh, loro già sanno per intervenire, alzano la mano, Benissimo. No? perché blocchiamo, il... quindi se non senti parlare giusto perché uh, c'è cioè. un silenzio di fondo, però sono tutti presenti. Poi noi siamo io e Valentina Vittiglio bene, e bene. controlliamo se ci sono, quindi Mai vai tranquilla alzare. diciamo, non sei sì, sola. Quindi... Eh, Io non lo... vedrò nulla perché <ride> quando condivido vedo solo sì. la mia presentazione. Ah, eh, lo, lo dicevo a te come a tutti gli altri che sai, per una sicurezza generale. Tu poi sei il direttore, quindi fai da cavia, da cavia eh, a questi sistemi iniziale, tecnologici. Iniziale. Quindi, vabbè, puoi procedere. Vedo un bel numero, eh, eh. 200. Eh, sono molti tra 200. Sì. Perfetto, e allora innanzitutto eh, saluto e ringrazio i, i partecipanti, il corpo docente e ovviamente tutte le studentesse e gli studenti. Ehm, questo tema che noi abbiamo scelto quest'anno per il PCTO attorno alla figura di Luigi Manvitelli nasce proprio in occasione dell'anniversario del 250° anno appunto dalla morte. 1773. E uh, inoltre, la nostra università porta il nome di Luigi Vanditelli, un nome che prima lo portava per la verità il nostro Dipartimento di Architettura e poi, nel momento in cui la nostra università ha cambiato denominazione da Seconda Università degli Studi di Napoli a Università degli Studi della Campania, ha Mh, come dire, declinato eh, questa particolarità di legame con il territorio attraverso appunto la figura dell'architetto, ingegnere, artista Luigi Van Vitelli. Um, noi abbiamo individuato un ciclo, come già il professor Guida vi ha anticipato, mh, ma in realtà non è che Van Vitelli è urbanista, è architetto, è disegnatore. Van Vitelli e tutto questo assieme. Ovviamente noi andiamo a leggere alcuni aspetti un po' più profondi delle discipline eh, che poi fanno la figura no, del progettista, eh, li andiamo a, a leggere proprio con quella che è la nostra eh, specializzazione disciplinare, e nel mio caso appunto quella del disegno. E allora adesso condivido e uh, vediamo appunto la presentazione. Ditemi se si vede. Vai, vai, si vede. Vai. Benissimo. senti uh, schermo. In presentazione eh, ecco qua. Ecco. Perfetto. Allora, quindi, Van Vitelli progettando il futuro. Uh, perché uh, vogliamo anche uh, individuare un'eredità lasciata appunto da, da Vanvitelli in tanti aspetti e quindi ecco perché Vanvitelli Progettando il futuro. E, mh, in particolare, invece, il mio tema uh, all'interno di Vanvitelli, disegnatore, è quello di analizzare i disegni di Luigi Vanvitelli fra due aspetti quello della progettazione e quello della tecnica in realtà mh, dobbiamo chiederci innanzitutto una, una cosa cioè dobbiamo contestualizzare Luigi Van Vitelli ebbene nella storia del disegno inteso come metodo di rappresentazione eh, il XVIII secolo quindi il Settecento proprio l'anno il secolo in cui Van Vitelli vive Uh, è considerato l'età dei lumi, um, che significa un'epoca appunto dove si affronta sia il rigore scientifico con la pratica artistica, in sostanza arte e scienza dialogano. Quali sono i riferimenti culturali anche europei all'interno? De, all'interno dei quali il disegno si muove. Ebbene, abbiamo questi quattro protagonisti, appunto del XVIII secolo, che segnano questo colloquio tra arte e scienza: Canaletto, Ferdinando Galli da Bibbiena, eh, Amede François Frézier, e Gaspar Monge. Perché questi quattro esempi? Perché sono effettivamente ehm, paradigmatici di questo eh, modo di vedere il disegno della rappresentazione dell'architettura della città dell'oggetto anche in modo diverso che significa che il disegno tende sempre più a quella che è una codificazione geometrica quindi una, codifi una codificazione scientifica e lo vediamo in canaletto famoso vedutista eh, della città di venezia ma vediamo che questo studio questo olio appunto eh, del dipinto colorato Fa riferimento ad uno schizzo che però non è uno schizzo eiettivo, cioè quelli che solitamente si fanno che noi quasi diciamo sono degli scarabocchi, ma è un disegno costruito a regola d'arte, meglio dire a regola geometrica. E poi vedremo questa regola geometrica dove fonda. La stessa cosa, Ferdinando Galli da Bibbiena che è stato un noto scenografo. Eh, I disegni che vediamo sono appunto delle scenografie, ma scenografie costruite attraverso una restituzione prospettica molto rigorosa. A destra, Fresier e, e Gaspard Monge sono invece degli ingegneri militari. Uh, e solo degli ingegneri militari che lavorano al tema abbastanza segreto per molti anni le costruzioni geometriche che aveva inventato Gaspar Monge furono tenute segrete, proprio segreto militare, perché questi ingegneri o disegnavano per l'architettura militare oppure disegnavano per la costruzione edilizia. Per cui è noto con il suo trattato sulla stereotomia in tre volumi, cioè il taglio delle pietre, e vediamo come um, individua dei metodi per effettuare il complesso taglio delle pietre affinché queste appunto poi in, nel cantiere si riescano a montare l'una a fianco all'altra con quel mutuo contrasto. Gaspar Munge e rappresenta invece il padre della geometria descrittiva e mm, militare. Lui tiene una serie di lezioni uh, che vengono dettate proprio, no, e, e scritte da un suo allievo. Um, ma Gaspar Monge muore nel 1818 e non vede quindi. Uh, finito questo suo trattato di geometria descrittiva che esce invece nel 1819. Queste sono delle tappe importantissime perché in sostanza a Gaspar Mong, ma assieme a tutto quello che è stato il fare scientifico del disegno, cioè trovare una regola geometrica, è tutto quello che poi porta i giorni nostri um, a codificare il disegno. Il disegno di architettura, il disegno eh, di un oggetto attraverso quelle che noi solitamente chiamiamo le piante, le sezioni, i prospetti e fra i prospetti quelli che possiamo individuare come viste frontali e viste laterali e ancora codificazioni, poi ancora. Uh, più complesse che consentono poi alla forma, alla forma al disegno discretizzato in due proiezioni coordinate di dare poi invece una visione, una immagine allusiva della tridimensionalità. Quindi Luigi Van Vitelli Uh, nasce e vive in questo secolo, in questo contesto culturale sul disegno. In particolare uh, nasce a Napoli nel 1700 e morirà a Caserta nel 1773. Uh, quello che vediamo a sinistra è un bellissimo ritratto, un disegno a tratto. Uh, di Francesco Sulimena e um, la cosa uh, che fa più uh, sorridere è che questo bellissimo ritratto, che lo ritrae veramente con un viso sereno um, in un'età fra i 40 e i 50 anni. Um, e appunto uh, sta, è stato realizzato da questo artista, um, e infatti dalla didascalia si legge il ritratto dell'architetto Vanvitelli, disegnato dal Solimena, ma uh, lo stesso Vanvitelli, cioè Luigi Vanvitelli, era curioso, e uh, curioso il fatto che non avesse invece uh, molto in considerazione il linguaggio artistico del Solimena. Um, andando avanti, invece, uh, Luigi Van Vitelli, abbiamo detto, nasce a Napoli il 12 maggio 1700. La madre è napoletana, il padre, invece, è un pittore olandese, paesaggista e vedutista. E si, era si era trasferito a Napoli perché aveva avuto l'incarico di lavorare al cantiere del Palazzo Reale, rappresentando proprio attraverso queste pitture vedutistiche. Il, I lavori che si andavano uh, svolgendo a Palazzo Reale, quello che vediamo a sinistra è un ritratto di Gaspar Van Vittel ed è un ritratto del figlio Luigi, Luigi Van Vitelli. Questo perché? Perché um, L'aspetto vedutistico è un aspetto fondamentale che resta nella, uh, nel, nel giovane e poi nel maturo Luigi Vanvitelli, ma vedremo poi nei suoi disegni che perderà come dire, quella visione eh, quasi ad altezza d'uomo, come appunto queste vedute eh, e questa veduta in particolare, il Palazzo Reale sulla destra a Napoli, in alto riconoscerete, per chi appunto conosce Napoli, la Certosa di San Martino e il Forte Sant'Elmo. E questa invece è la configurazione originaria di largo del palazzo. Prima ancora che venisse poi costruite, cioè demoliti gli edifici che, ehm, che riempivano questo slargo, è costruita invece Piazza del Plebiscito con la chiesa di San Francesco di Paola. Bene, eh, questo disegno in realtà è un disegno che sicuramente esprime il senso della veduta artistica, però quasi come se fosse veramente una veduta realistica, come se messi a un certo punto di osservazione noi realmente vedessimo questo spazio in questo modo. Perché che cosa si nasconde? Allora, prima di tutto si nasconde ancora una volta un disegno preparatorio, così come l'abbiamo visto uh, con Canaletto. Si un disegno preparatorio che sente molto di un impatto geometrico. In più, se facciamo attenzione, vediamo che questo disegno presenta un reticolo, cioè una serie di quadrati che vanno praticamente a definire dei piccoli campi all'interno dei quali si trova una parte dell'ambiente eh, rappresentato. Ma come si faceva a disegnare in questo modo era la maestria veramente attratto semplicemente a vista dell'artista o c'era effettivamente qualche strumento qualcosa di geometrico che eh, consentisse di riprodurre sul foglio ciò che noi vediamo e in realtà questo esiste come perché um, queste vedute realistiche venivano realizzate con quella che veniva chiamata la camera ottica. Che cos'era la camera ottica? Qui vediamo alcune immagini tratte proprio dall'Encyclopedia di Diderot e d'Alembert in cui si vede appunto una diversa, um, una diversa, diverse soluzioni della camera ottica. La camera ottica che cos'era in sostanza? Una scatola uh, di legno che poteva essere portatile um, come uh, piccolo cassonetto oppure come un baldacchino intero dove all'interno entrava l'artista e si sedeva. E quindi che cosa accadeva? Che attraverso degli specchi che erano posizionati al suo interno e sopra c'era ancora un altro specchio, uh, veniva riprodotto All'interno di questa camera ottica veniva riprodotto l'immagine del luogo che si stava osservando, in questo modo quindi, con un foglio, questa proiezione. Questa proiezione luminosa consentiva all'artista di eh, ricalcare proprio l'immagine naturale, no? perché era una vera e propria prospettiva, una percezione visiva, così come l'occhio vede, quindi di ricalcare i, 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 i tratti e di avere quindi un disegno in scala ridotta. Di una vista realistica. Che cosa si faceva poi? Si divideva questo piccolo disegno con un reticolo, per cui, quasi come se fosse stata una scacchiera eh, di una battaglia navale, ogni eh, quadrato. Lo si riportava sulla dimensione poi proporzionalmente ingrandita del formato del quadro, della tela che si voleva appunto riprodurre e quindi quadrato per quadrato si riproduceva esattamente quella vista. Quindi capiamo bene che il lavoro era ben complesso e partiva comunque sì da un vedutismo perché è un vedutismo che ci porta appunto ad avere l'immagine pittorica della, della realtà però era una realtà comunque studiata in termini geometrici di visione prospettica sostanzialmente che è quella appunto che um, che stabilisce proprio fisiologicamente la nostra visione umana. Um, Van Vitelli, dopo pochi anni, eh, Luigi Van Vitelli si trasferisce a Roma con la famiglia uh, perché Caspar Van Vittel um, ha una serie di impegni di cantieri di lavoro proprio a Roma. E però Um, il figlio Luigi mostra subito una um, grandissima attitudine per il disegno, una capacità quasi spontanea, ma anche una piacevolezza. Tant'è che il padre Gaspar Van Bittel uh, insegna proprio a Luigi l'arte del, del disegno. In più. Nel 1715 il giovane Luigi incontra, quindi proprio a 15 anni, incontra il grande architetto siciliano Filippo Iuarra, eh, anche lui un grandissimo disegnatore. Vediamo a sinistra in alto il disegno di Juarra, in basso uno schizzo di, di interno eh, di Luigi Vanvitelli. E Filippo Iuarra, che era proprio, aveva questa capacità di uno schizzo eietivo, immediato, veloce, ma proporzionato, e, mh, fu proprio Iuarra a, consiglia, a consigliare Luigi a lasciar stare la pittura, perché c'erano molti in quel periodo di pittori, e di esercitare invece... Uh, un'arte diversa che era quella degli architetti perché in quel periodo erano rari per cui Luigi Vambitelli completò la sua eh, formazione studiando architettura con Giovanna specializzandosi nel disegno nella pittura nell'uso dei colori con il padre e qui imparò quindi tutte quelle sapienti tecniche per avere dei disegni molto nitidi e anche eh, con grossi Um, grossi impatti um, plastici nel 1726. Uh, Luigi Vanvitelli um, ha il suo primo colpo di fortuna, chiamiamolo così, perché nel 1726 appunto viene nominato aiuto architetto alla fabbrica di San Pietro a Roma. E questo quindi fa sì che Luigi Vanvitelli cominci effettivamente a lavorare proprio come architetto progettista. I suoi disegni dove sono conservati e soprattutto quanti ce ne sono di questi disegni. I disegni di Vanvitelli non sono pochi. Se noi guardiamo il catalogo generale dei beni culturali e il link, è questo qui che vedete qui: catalogo beni culturali, eccetera, eccetera. <coughs> um, Esistono per Luigi Van Vitelli 1700-1773 ben 530 risultati. Che, che tipo di disegno è? Allora, innanzitutto, sono alcuni, sono ovviamente disegni proprio fatti su carta, con la matita, con la penna, con l'inchiostro, altri invece sono stampe da incisioni uh, e le incisioni venivano chiamate appunto le matrici e le, e le vedremo poi più nel dettaglio qual era la caratteristica della matrice che la matrice veniva disegnata al contrario perché poi si passava l'inchiostro sopra si metteva il foglio e poi con questo strumento si um, pressava la carta sull'incisione e quindi nel verso opposto veniva fuori l'incisione ma eh, i disegni di Luigi Vanvitelli non riguardano soltanto la reggia di Caserta o l'acquedotto Carolino che sono tra le opere più significative di Luigi Vanvitelli nella provincia di Caserta ma riguardano anche molto la scenografia perché dal padre e soprattutto da Juvarra lui impara proprio questo gesto veloce eh, della rappresentazione spaziale attraverso proprio lo schizzo, ma vedremo che poi eh, Luigi Vanvitelli, insieme con Uh, Stefano Nolli um, uh, individueranno anche una matrice tipografica di un alfabeto che verrà poi utilizzato come capilettera nei trattati. Portandoci adesso all'analisi di alcuni dei disegni di Luigi Vanvitelli, ho scelto una selezione che eh, riguarda in primis la provincia di Caserta e quindi la Reggia di Caserta e l'acquedotto Carolino, ovvero Ponti della Valle. Questa è un'immagine che è presa da Google Maps in cui si vede appunto la struttura della reggia, la reggia con il suo parco e la piazza ovata davanti e poi invece qui nella valle di Maddaloni il l'acquedotto Carolino Ponti della Valle. In più poi abbiamo questa segnalazione che vedremo più nel dettaglio a Maddaloni della torre maggiore del castello e della torre Artus. In più poi ancora il collegamento della reggia di Caserta con quella che era la Real Colonia di San Neucio. Andando quindi nel particolare, cominciando quindi ad osservare la rappresentazione di questa spettacolare architettura, eh, architettura tra, veramente tra arte e scienza tecnica, perché eh, quando Vanvitelli progetta il parco eh, della reggia di Caserta, lo progetta sappiamo con una quantità di acqua notevolissima perché fa venire fuori una sorgente d'acqua eh, che non è naturale artificiale e da questa sorgente d'acqua quest'acqua cade in una serie eh, di vasche eh, e quindi crea quel bellissimo proprio ambiente no? tra il naturale e l'artefatto che trova proprio nell'acqua la freschezza, la sonorità, eh, la possibilità di specchiarsi. Ma da dove la prendeva Luigi Vanvitelli tutta quest'acqua? Bene, Luigi Vanvitelli si portò qua, si portò in provincia di Benevento ehm, e trovò appunto una sorgente d'acqua. Che grazie poi a un'opera idraulica di acquedotto vero e proprio, quasi, ehm, quasi tutto interrato, portò. A Caserta, cioè dove, era, dove stava per essere costruita la reggia di Caserta. L'acquedotto Carolino che prende il nome proprio da Cardo di Borbone, nasce proprio con questa funzione eh, sul modello romano dell'acquedotto. E come vedete, um, si uh, 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 supera il, il, uh, la valle, il fondovalle uh, di Maddaloni uh, attraverso questa struttura con una serie di archi, tre ordini di archi. E um, al di sotto poi uh, la strada, quindi sovrassa la strada. Che cosa notiamo in questa bellissima fotografia di Mario Ferrara, proprio recentissima del 2022? Allora notiamo innanzitutto che in alto qui sul crigale ci sono delle pale eoliche. E invece poi notiamo anche che rispetto al passaggio, no? Alla porta principale di passaggio, um, vediamo che la parte di sinistra da questa parte, da questo punto di vista, è minore nello sviluppo uh, di lunghezza di quella di destra. Questo perché è importante? Questo è importante perché esistono due matrici particolari di disegni, anzi forse anzi tre. Uh, di disegni, alcuni prospettici e altri invece in quelle che saranno proprio le proiezioni mongiane, ovvero le proiezioni ortogonali. Questo un disegno del 1756 che è un, una penna inchiostro e acquerellato su cartoncino, ci fa vedere appunto diverse cose. Innanzitutto ci fa vedere il ponte, che però vedete. Da questo punto di vista, um, il rapporto è inverso, cioè la parte più stretta, cioè più corta, si trova a destra, mentre invece prima nella foto la trovavamo a sinistra. In più, si riconosce un profilo. Piuttosto articolato, e se ne riconosce un altro ancor più in lontananza. Questi sono degli elementi importanti che li ritroveremo poi nella scena quando andremo proprio a individuare i punti di vista da cui questo disegno è stato. È stato Ripreso e in particolare vediamo che qui ci sono proprio degli ingegneri militari con degli strumenti di misurazione. Vedete, questo sta proprio calibrando, insomma, in maniera tale da, da, da leggere le distanze, tutti gli allineamenti, livellamenti, tutte le operazioni che si facevano proprio per la messa in sicurezza di queste architetture. L'altra immagine nota, sempre di. Uh, Luigi Vanvitelli e questo disegno del 1756 in cui abbiamo una vista come quella della fotografia e questo perché diciamo così, perché vediamo che la parte di sinistra è più corta di quella di destra. Quindi il punto di vista è dalla stessa parte della fotografia, però da una sponda diversa. Um, in più, poi, um, che, cosa, um, che cosa vuole rappresentare questa, questa immagine? Questa immagine vuole rappresentare forse l'inaugurazione del ponte, anche perché. Anche perché questo ponte ebbe un grande risalto in Europa perché per l'epoca fu effettivamente un vanto architettonico e ingegneristico del XVIII secolo proprio perché era il ponte più lungo di tutta l'Europa. A questo punto questa che cos'è? È quella che prima chiamavo la matrice. Cioè, questa è una lastra di rame dove viene inciso con il bulino eh, il disegno. Dopodiché, vedete, questo è inciso al contrario, su questo si mette l'inchiostro, si fa la spalmata di inchiostro, si mette il disegno, il cartoncino sopra e poi passa sotto una pressa dei rulli. E, e questo ovviamente fa sì che nel positivo si veda il disegno orientato in maniera giusta. Le matrici sono state fondamentali e eh, non, era, eh, non era la stessa persona che faceva il disegno. e la matrice ma c'erano di solito due professionalità diverse all'interno del disegno quindi della, della professione del disegno quelli che erano specializzati a disegnare ad acquerellare su carta e quelli invece che erano specializzati con il bulino che è una punta tagliente a incidere sul rame Um, vediamo che in questo caso, vedete, il rapporto è inverso perché? Perché stiamo guardando all'incontrario, infatti, se mettiamo assieme queste due, queste due immagini, vedete? Qui a sinistra è la matrice. Se noi immaginiamo di mettere sopra un foglio con l'inchiostro e poi di aprire questo foglio, abbiamo l'immagine di destra, dove riconosciamo appunto esattamente um, che guardandolo davanti il ponte presenta la parte di sinistra più corta e la parte di destra più lunga. Ancora. Vediamo mh, dei tipi di disegni diversi perché dalla matrice si potevano ottenere diverse stampe da incisione. Per esempio questo è inchiostro sul cartoncino e quindi vedete che ha una struttura che poi veniva ripresa, quindi non solo stampata ma poi ripresa anche a mano per certi aspetti. E Uh, ancora vedete questa invece è una stampa che viene uh, dichiarata controfondata che significa controfondata significa che il disegno su carta è stato interamente incollato a un supporto di carta bianca e questo quindi lo rende più evanescente questi invece sono i disegni che riguardano proprio le proiezioni mongiane, ovvero quelle che noi abbiamo chiamato le viste della pianta, del prospetto, delle sezioni, dei prospetti laterali, dei prospetti frontali. Allora vedete che, innanzitutto, questo è un disegno caratterizzato da una scala di rappresentazione. Tant'è vero che qui vediamo il profilo di prospetto. Dell'intero ponte, mentre invece qui ne vediamo un particolare ed è il particolare proprio della porta della porta di, 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 di passaggio della strada. In più vedete che sono rappresentate anche le persone e vi rendete conto se questa è l'altezza della persona, di quanto alto sia questo questo ponte nell'altezza massima arriva sui 56 metri e questa è una sezione, una sezione lungo un'arcata e queste invece sono le piante ai diversi livelli. La più lunga, ovviamente, è quella che fa parte del terzo livello, l'intermedia del secondo e ehm, l'ultima, la più corta, del primo livello di ordine di arti. Um, vediamo appunto il profilo del fondovalle di uh, Maddaloni e vediamo ancora una volta il riscontro delle diverse dimensioni rispetto alla porta di passaggio, all'arco di passaggio e quindi anche in questo caso ci rendiamo conto che questa è una fotografia che invece viene presa. Alle spalle, cioè da nord verso sud, perché eh, le proporzioni sono invertite. Questa è la matrice, quindi come vedete tutto il contrario, perché se nel disegno, per esempio, il particolare della de, de, de facciata del ponte sta a sinistra, nella matrice invece sta a destra. E ovviamente sempre con quel fenomeno che si mette l'inchiostro, si mette il foglio, si passa sotto. Una pressa si ottiene appunto il disegno. Questi vedete, appunto. Altri disegni che vengono proprio da questa stampa e sono effettivamente dei disegni bellissimi, perché poi questo dipendeva anche dalla capacità dell'incisore. In questo caso l'incisore Carlo Nolli. Nolli è un, è un personaggio notevole della cultura topografica e di rappresentazione della città e dell'architettura in generale. Mentre Anna Napoli nel 1775, Giovanni Carafa, duca di Noia, postumo, ehm, lascia in eredità la bellissima mappa topografica di Napoli e dei suoi contorni, che è il primo rilievo quasi uno a quattromila di tutta la città di Napoli. Questa stessa operazione viene fatta da Carlo Nolli a Roma nel 1750. E ovviamente trattasi di rilievi geometrici, quindi con strumentazioni tali da poter effettivamente verificare l'esatta posizione di un edificio rispetto all'altro. Questo significava quindi affinare anche la tecnica dell'incisione. Eh, vedete, con, eh, questo non è, un, eh, non è disegnato. Questo è inciso nella lastra di rame. Allora vedete i diversi effetti con le linee, i diversi effetti del punteggiato, eh, gli effetti, vedete, delle ombre. Insomma, c'è effettivamente una maestria notevole nel restituire questi elementi e questo come sempre è lo stesso disegno dalla stessa matrice, però controfondata, cioè sempre con quel Uh, con il disegno che viene incollato sul supporto di carta bianca. Ma adesso chiediamoci, in particolare rispetto proprio al territorio, qual da, do da dove sono state viste queste vedute? Allora, abbiamo innanzitutto a sinistra una visione molto ampia che arriva addirittura al Vesuvio, vedete? E qui abbiamo l'acquedotto. Con la torre maggiore, il castello, la torre d'Artus, e qui invece abbiamo la reggia di Caserta con il collegamento alla Real Colonia di San Leucio. Questo è un ingrandimento, un ingrandimento che ci fa vedere il ponte. Uh, I ponti della valle, l'acquedotto Carolino ci fa vedere dove si trova la torre maggiore, il castello e la torre d'Artus. E se andiamo avanti, la prima operazione che ci fa vedere in particolare è proprio quella delle pale eoliche. Infatti, voi ricorderete che noi in questo disegno, cioè anzi in questa fotografia, avevamo individuato le pale eoliche. Ora, qui è più piccolo, non si vede, lo ingrandisco. Ma vi ricorderete che io avevo destato l'attenzione proprio sulle pale eoliche. Dove stanno queste pale eoliche? Bene, in planimetria con questa vista zenitale dall'alto, il filare delle pale eoliche è esattamente questo. Bianco e se noi lo ingrandiamo, vedete di scala. Non so se riuscite a vedere che ci sono proprio le pale eoliche con l'ombra della pala eolica. Questo che cosa significa? Significa che se noi andiamo a ehm, integrare l'informazione con il ponte della valle. Vedete praticamente, questo è l'ingrandimento dell'acquedotto Carolino Ponti della Valle: che le misure sono quelle che vedevamo in fotografia, ovvero la parte più corta è a sinistra guardando da sud. Verso nord e la parte più lunga è a destra, guardando sempre da sud verso nord. Questo che cosa significa quindi? Che la vista, vedete, è una vista che viene presa dal versante opposto, cioè su questo versante, ed è una vista piuttosto eh, ampia che ci permette di vedere tutto il ponte e benissimo. La montagna con le paleoliche e il fondo valle di Maddaloni. Il secondo disegno, invece, che cosa, uh, che cosa svela? Vedete, questo è l'ingrandimento, sempre zenitale della Torre Maggiore, del Castello, della Torre Artus. Allora in questo, caso, in questo caso, in questo secondo disegno, voi vedete che si riconoscono in quel profilo che avevamo visto la volta scorsa, più in grande, la torre maggiore, il castello e torre Artus. E questo profilo che cos'è il Vesuvio? Questo perché? Perché noi ci rendiamo conto questa volta che stiamo guardando da nord verso... Sud, cioè noi stiamo guardando da sopra, infatti la parte più corta è a destra, quella più lunga è a sinistra. Allora che cosa significa? Significa che il punto di vista, vedete, <coughs> è abbastanza eh, abbastanza in alto eh, e è abbastanza in alto e consente praticamente di raccogliere nel cono 8. Sia la torre maggiore, il castello e la torre Artus, eccole qui, che addirittura arrivare a vedere il cono del Vesuvio. Quindi vi rendete conto anche non solo la capacità del disegno no? di sottolineare questi elementi paesaggistici così importanti, ma anche la capacità ovviamente del disegnatore. Questo significa probabilmente che eh, Luigi Vanvitelli in questi disegni abbia proprio fatto uso di una camera ottica, così come faceva il padre e così come l'abbiamo visto fare a Canaletto. L'ultima immagine è questa. Ancora una volta vediamo che la parte a sinistra è più corta. Questo significa quindi che stiamo guardando da sud verso nord. E quindi se guardiamo da sud verso nord la vista addirittura poi ha una particolarità che non riusciamo a vedere tutto il ponte, vedete si ferma prima, che significa quindi che noi siamo sul versante opposto, l'angolo è abbastanza stretto sulla destra tale da prendere del, del ponte solo una parte. Quindi, questi disegni ci consentono effettivamente di capire non soltanto le tecniche, ma anche di eh, individuare il punto di vista da dove questa immagine è stata colta. Questo proprio perché eh, Luigi Vanvitelli, come il padre, fa uso appunto della camera ottica. Detto questo, vediamo invece quello che succede per la reggia di Caserta. Per la reggia di Caserta Uh, vedete che uh, la Reggia uh, nel 1751, intanto Luigi Vanvitelli viene chiamato a Napoli come architetto di, del re di Carlo di Borbone e Carlo di Borbone gli assegna questo progetto di costruire una nuova residenza reale sul modello di Versailles um, e nei pressi del borgo di Caserta Vecchia. Eccolo qua. Ora, perché uh, viene scelto questo sito? Ebbè, il sito viene scelto per tanti motivi: Innanzitutto la salubrità dell'aria, la fertilità del terreno, il valore socio-economico, perché adesso noi lo vediamo uh, completo di case, ma all'epoca c'era soltanto la Reggia. E poi ancora un luogo strategicamente sicuro perché lontano dal mare e quindi lontano dagli attacchi che dal mare potevano venire. Eh, queste immagini sono delle immagini appunto prese da Drone e sono effettivamente bellissime perché ci fanno vedere l'inserimento della Reggia di Caserta, il suo parco, e poi ripeto, quella eh, cascata artificiale di acqua la cui acqua viene portata dal, dall'acquedotto carolino. In più ehm, la moglie di Carlo di Carlo di Borbone eh, Maria Amalia di Sassonia era molto interessata e molto colpita dai disegni di, ehm, di Luigi Manvitelli tant'è vero che gli chiedeva sempre dei disegni per la città e per le strade ehm, perché chi Diceva proprio questo il ripreso, chi vi averà da fabbricare vi fabbrichi con buona direzione, né più alto né più basso, ma tutto con ordine. Questo che cosa significa? Che nei, mh, nelle immagini ravvicinate... Um, man mano che i lavori andavano avanti, il cantiere uh, della Reggia di Caserta diventava sempre più grande e la prima pietra uh, fu solennemente celebrata il 20 gennaio del 1752. E ancora, se la guardiamo ancora più da vicino, Uh, questo cantiere portava circa 3.000 persone tra le diverse competenze artigianali di muratori, falegnami, ma anche di animali che servivano appunto per il trasporto dei carichi. In più, Van Vitelli lavorava veramente indefessamente a questo, a questo cantiere e lavorava sui disegni, sugli scavi, sulle livellazioni, ehm, sulle statue da collocare e, e soprattutto per mostrare, e questo per volontà del sovrano, la grandiosità di quest'opera che si andava costruendo, fu volere di Carlo di Borbone che eh, Luigi Mambitelli preparasse un piano iconografico di comunicazione. Il piano iconografico di comunicazione significava disegni, ma questi disegni però non potevano essere i disegni del progettista, perché i disegni del progettista, come questi che vediamo del 1751, per quanto eh, avevano una chiarezza di tratto e di significato ma per chi conosce il disegno tecnico e quindi è in grado di leggere questi segni che cosa significano ma chi invece questa capacità non ce l'ha il disegno doveva essere eh, diverso che significa che eh, nel 1756 ehm, Viene pubblicata la dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta eh, e viene dedicata proprio a Maria Amalia di Sassonia. Quelle che vedete qui sono le tavole grafiche contenute nella dichiarazione. Sono 14 tavole grafiche, um, queste tavole si trovano sia rilegate all'interno appunto di volumi e sia come stampe semplici. E vediamo che c'è una pianta d'insieme, poi ci sono tre piante a tre livelli diversi della, della reggia, ci sono due prospetti, e diverse sezioni. Sezioni che sono in scala di rappresentazione diversa, perché vedete, queste hanno una scala di rappresentazione, questa ha una scala di rappresentazione più di dettaglio, così come queste qui, che, che operano un focus su particolari ambienti della Reggia, e in più poi abbiamo due viste. Attenzione, però! Si riconosce che sono delle viste prospettiche, ma questa volta non sono delle viste da venitismo realistico perché non è possibile mettere una camera ottica a quell'altezza del punto di vista, perché questa è una veduta aerea. Quindi questo che cosa significa? Che è un disegno di astrazione geometrica. È una prospettiva vera e propria. Da un punto di vista molto alto, è come se stessimo su una mongolfiera e scattassimo una fotografia. Allora, guardando adesso più nel dettaglio, insomma, questa bellissima reggia di Caserta, eh, vedete che. Um, Uh, lo stesso Luigi Manvitelli non riuscì a vedere completata la sua fabbrica. Un po' perché il Marchese Tanucci, che sosteneva invece l'altro architetto Ferdinando Fuga, quello dell'albergo dei poveri a Napoli, um, rallentava i lavori. Del cantiere fino a che appunto Luigi Vanvitelli morì non quasi distenti, ma insomma um, il primo marzo 1773 senza vederla realizzata. La direzione dei lavori passò prima al figlio Carlo, poi ad altri architetti per chiudersi poi per concludersi nel 1800. 45. Nel 1997, invece, il Belvedere di San Lencio, l'acquedotto Carolino e la Reggia sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità e inseriti nella lista dell'UNESCO. Vediamo adesso di individuare velocemente perché eh, siamo credo alle battute finali. Uh, Peppe se mi dai un, un ok sui tempi? Sì, sì, no, sui tempi ci sei, puoi finire con tranquillità. Ah, uh, va bene, senza va bene sì. grazie. E allora uh, analizziamo adesso queste 14 tavole. E vediamo la prima che è una scala di rappresentazione d'insieme in cui vediamo una planimetria, quindi una vista zenitale dall'alto di quello che in fotografia vediamo qui prospetticamente e dove vedete che io ho segnato questo elemento di richiamo per dire questo centro della piazza ovale corrisponde effettivamente a questo centro nella vista aerea fotografica che cosa si legge in questo disegno? Innanzitutto si leggono delle analogie e delle differenze. La prima differenza, vedete, è che qui la strada in realtà passava al di sotto di due corpi di fabbrica, che invece qui non li troviamo più, quindi non sono stati più costruiti perché, vedete, è completamente libero. Ancora, altro elemento. Uh, qui vedete che ci sono dei giardini che occupano delle aree che al giorno d'oggi non corrispondono più alla realtà. Infatti la parte di destra, cioè questa, è occupata da edilizia contemporanea, mentre invece la parte di sinistra, vedete, è una grande spianata oramai perché è stato assegnato a... L'arenautica militare, la scuola specialisti, e quindi qui ci sono gli aerei um, uh, di, 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 di dimostrazione, e quindi c'è bisogno appunto di avere un campo molto ampio. Ancora, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere, vedete che. Vado un attimo indietro, che come vedete qui la piazza era completamente delimitata da corpi di fabbrica che restituivano questa piazza ovale. Se invece guardiamo adesso all'attualità, vediamo che solo una parte è stata costruita, l'altra invece, vedete, non è stata costruita. Ed ecco quindi il riscontro. Ancora un altro elemento che possiamo vedere è quello più drammatico, e cioè dei binari della ferrovia eh, Napoli-Caserta eh, che tagliano, vedete, la prospettiva fisica. Uh, che era stata invece realizzata da Luigi Vambitelli come collegamento proprio territoriale tra Caserta e Napoli. Quindi vedete che qui invece non c'è, perché qui c'è una strada continua. Che significa? Significa che um, uh, i binari hanno interrotto questa continuità, non soltanto visiva, ma soprattutto fisica. In più, poi guardiamo i giardini, vedete la parte in verde? E beh, questo è proprio un giardino all'italiana, eh, molto disegnato, molto decorato. Eh, qui c'è la grande vasca, la peschiera, e invece poi. Questo è già stato modificato perché è tutta un'area boschiva, così come l'interno, vedete, non presenta più questi disegni così articolati, ma delle scacchiere molto più semplificate. E infine, appunto, quello che dicevo, il tema più drammatico, e cioè quello di questa prospettiva che parte proprio dalla... Dalla cascata artificiale, eh, lavora appunto su quest'acqua che viene portata, poi l'acqua si ferma, c'è un canocchiale prospettico che attraversa, attraversa questo corpo di fabbrica centrale perché è bucato sotto, vedete, e mh, idealmente doveva praticamente portare in questa strada lunga un miglio. Uh, doveva portare verso Napoli e quindi congiungere il potere napoletano uh, con quello a Caserta, ovviamente sempre dei, dei Borbone, e, e questa cosa invece è stata uh, impedita. Um, ancora uh, l'aspetto poi uh, significativo è quello che Um, si comincia a desumere proprio dalla lettura delle piante. Ora, come vedete, questi sono dei disegni, sì, uh, geometrici, sono dei disegni, però, di una geometria della descrizione architettonica. Perché? Qui abbiamo le tre piante. Queste tre piante in realtà che cosa rappresentano? Rappresentano, vedete, la reggia vista dall'alto, ma tagliata al piano terra, al primo piano, all'ultimo piano. È come se noi tagliassimo con dei piani orizzontali e scoperchiassimo e così guardiamo all'interno. Allora, la pianta del pian terreno è una pianta molto importante perché, innanzitutto, mette in evidenza il cannocchiale prospettico, cioè quello che oggi vedete, è impedito dai binari del treno e che invece nel progetto di Vanvitelli continuava simbolicamente fino a Napoli. Poi che cosa abbiamo? I uh, coni um, ottici, o meglio i cannocchiali prospettici laterali, perché ricorderete per chi la conosce che la Reggia presenta tre ingressi. Sulla piazza, quello centrale, due simmetrici, perché la struttura ovviamente è fortemente simmetrica e questi sono quelli, vedete, segnati in celeste. Dopodiché, che cosa vediamo? La presenza di questo elemento, che cos'è questo elemento? Questo elemento che riconosciamo qui è il teatrino di corte. Che si trova proprio a piano terra. Per cui per arrivare al Teatrino di corte si entra nel vestibolo, si fa questo corridoio, vedete, centrale e si arriva con queste scale a sedere nei palchi del Teatrino di corte. Dopodiché, ancora abbiamo un scalone d'onore bellissimo che è caratterizzato da una rampa centrale e due laterali simmetriche che si trova, vedete qui, e in questo modo praticamente siamo in grado di individuare tutte le geometrie che questo disegno contiene in sé e non ultima, quella appunto del vestibolo su matrice ottagonale. Infatti vedete che c'è un punto di vista sulla mettendosi al centro, c'è cioè un punto di vista sullo scalone, quattro punti di vista angolari sui quattro cortili e poi un punto di vista interno simbolico sostanzialmente che porta a che cosa? Al teatrino di corte. Quello più forte, ovviamente, è quello longitudinale, cioè questo che porta alla cascata e che avrebbe dovuto portare alla città di Napoli. Uh, le successive piante, piano reale e piano ultimo, presentano anche qui le analoghe condizioni. Vedete praticamente il vestibolo ai piani superiori, sempre strutturato con questa raggiera di otto uh, elementi. In particolare nella pianta a sinistra vediamo un elemento molto importante che è questo qui. In celeste in bluette che compare anche all'ultimo piano e ci rendiamo conto che questa è un'architettura interna, in particolare la cappella palatina. Che presenta un doppio ordine di altezza, infatti, come vedete è sezionata al primo piano, ma è sezionata anche al secondo piano. Uh, dopodiché Abbiamo appunto gli attraversamenti, i soliti, e poi abbiamo queste geometrie della simmetria, eh, della, simmetria, eh, della simmetria bilaterale ortogonale che vedete individua al centro dei corridoi che consentono praticamente di intersecarsi poi nel centro dei quattro elementi angolari. Quindi la lettura di questi disegni che sono in proiezione ortogonale ci fanno capire quanto complesso fosse il progetto. Um, questo è il prospetto che dice del reale palazzo verso la gran piazza. Quindi è il prospetto principale, è quello che si vede arrivando appunto dalla piazza. Ora tenete presente che. Um, questi disegni furono tutti disegnati da, uh, da Luigi Vanvitelli, ma gli incisori furono diversi. Uh, C'era Carlo Nolli, come uh, altri incisori, uh, come per esempio um, uh, Nicola Dor Dorazzi ed altri. Ognuno di loro ebbe l'incarico di fare uh, una tavola e infatti se poi lo si guarda bene si riconoscono anche delle differenze stilistiche che dipendono proprio dalla mano, dalla pressione, dall'inclinazione, cioè da quello che poi fa la firma del disegno. In questo prospetto frontale che cosa vediamo? Um, centrale il il carocchiale prospettico e i due ingressi laterali. Poi vediamo um, i livelli dove sono sezionate le tre piante, il primo piano, il piano terra, il piano reale e l'ultimo piano e poi vediamo questi elementi che di fatto non furono mai costruiti. Sono le quattro torrette angolari e l'ottagono centrale Coperto con la cupola che non furono di fatto mai costruite. Eh, e infatti, vediamo rispetto alla, alla pianta che noi stiamo guardando il prospetto che è qui, cioè sulla piazza ovale. Questo è sempre l'asse. E questo prospetto invece guarda verso il giardino anche in questo ritroviamo gli stessi accessi ritroviamo gli stessi livelli ritroviamo gli elementi che non furono realizzati e questo invece è la parte di prospetto che guarda verso il giardino sempre con la stessa indicazione prospettica ora Uh, un primo disegno indagativo è quello della sezione. Che cos'è la sezione? La sezione consente di togliere la pelle davanti, no? è come se fosse una radiografia. Quando noi andiamo a fare la radiografia, per cui vediamo il nostro scheletro, il nostro scheletro è coperto dalla pelle, però se noi facciamo una radiografia, noi vediamo lo scheletro all'interno. Allora, se noi immaginassimo di tagliare una fetta, una parte della, della reggia avremmo praticamente una situazione del genere una situazione del genere dove vedete troviamo i livelli sezionati e le tre uscite che danno sul verde analogamente questa è la sezione invece trasversale ma che ha come centro l'ottagono. Che cosa riconosciamo? Innanzitutto i tre, um, i tre arconi che ci consentono di andare sulla, sul giardino. Poi riconosciamo il vestibolo, quello ottagonale, riconosciamo la chiesa, uh, cioè la cappella palatina a sinistra e riconosciamo invece lo scalone reale a destra e ancora il teatrino di corte a sinistra al quale si accede proprio dal piano terra quindi come vedete una lettura del disegno attraverso la sezione ed è una sezione mongiana scientifica in proiezione ortogonale e anche che calibrata! Che significa che c'è una scala di rappresentazione che ci consente tramite questa proporzione di risalire alle misure oggettive in lunghezza e in altezza. Ancora vediamo un particolare. Questo particolare, ancora una volta sull'androne, ehm, sull'androne principale, sull'ottagono, vedete, quindi sul vestibolo. In questo caso il vestibolo guarda verso la chiesa, per, eh, scusatemi, verso la scala, per cui vedete che da qui io vedo la scala, vedo i gradini che cominciano a salire, mentre invece questi sono i canocchiali prospettici sui cortili. In più ancora. Ho l'elemento uh, a piano terra che va dal parco alla piazza o viceversa e al piano superiore invece uh, um, la direzione che passa per l'appartamento reale e si affaccia al bellissimo balcone che guarda appunto verso Napoli. Mentre invece a sinistra entriamo nella cappella palatina. Quindi, come vedete, questo disegno ha una scala più di dettaglio. Significa che Uh, Luigi Vanvitelli ha ritenuto questo elemento fondamentale per il progetto e ha differenziato la scala di rappresentazione, cioè ha disegnato l'edificio tra virgolette più in grande in maniera tale da poter vedere di più l'interno e il dettaglio. Ancora l'elemento sopra che non verrà mai costruito. Uh, ancora altra sezione, questa è una sezione um, che viene fatta uh, trasversalmente sempre dal parco alla piazza qui riconosciamo proprio il portale di, 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 di accesso e non solo, riconosciamo anche gli elementi fondativi insomma che si affacciano sulla piazza ma soprattutto riconosciamo la cappella palatina vi ricorderete quando la pianta del primo piano e la pianta del secondo piano portavano lo stesso andamento planimetrico perché non c'erano solari e quindi questa è un tutta altezza che effettivamente sfonda questo corpo centrale. Questi disegni poi sono ancora più particolareggiati su due elementi. Questi due elementi sono la scala, lo scalone d'onore, la scala reggia e quindi la ricorderete, eccola qua, quindi è una scala che è simmetrica rispetto all'asse, poi queste due rampe, una sale di qua e una sale di qua e le possiamo vedere sia qui... Dove vediamo la rampa che sale e i pianerottoli di smonto, e poi invece questa qui che è vista all'opposto, dove Guardiamo verso il vestibolo, verso il vestibolo, cioè stiamo guardando verso qui e quindi vediamo le due rampe di scale che stanno salendo al primo livello. Anche questa è una scala di rappresentazione più di dettaglio per curare proprio architettonicamente il passaggio dall'architettura progettata all'architettura costruita. Ancora altro disegno di dettaglio è quello della cappella reale, attuale cappella palatina, nella quale vedete la pianta, vedete che qui c'è una doppia altezza, nel senso che c'è un passaggio molto basso, qui c'è la parte del matroneo, poi c'è la parte della volta ehm, con le unghie. E quindi vedete la sezione longitudinale e le due sezioni trasversali nei due versi, ovvero questa qui è la sezione che guarda verso l'organo, mentre invece questa è la sezione che guarda verso l'altare. Quindi ci rendiamo conto di quanto importante sia nel disegno di Luigi Vanvitelli la capacità e la bravura di ben disegnare in proiezione ortogonale, perché un progetto così complesso, anche se così semplice dal punto di vista della configurazione geometrica, riesce effettivamente con il solo tratto del disegno a bulino di um, restituire tutte quante queste informazioni. Per arrivare siamo a conclusione alle due immagini prospettiche, una che guarda sulla gran piazza e vede il giardino uh, di lont da lontano e infatti riconosciamo il giardino, la parte curva, riconosciamo le fontane, riconosciamo la cascata. E, e poi vediamo la piazza dove vedete il corpo di fabbrica, questo eh, eh, era nel progetto, invece adesso non c'è più. E poi vedete questa parata appunto del re che sta entrando e ovviamente tutta la parata militare, i, i nobili che guardano l'arrivo del re. E poi vedete la struttura della reggia che è fatta da questi quattro cortili con questa croce. Che viene poi collegata da questo rettangolo e poi vedete le quattro torrette angolari che non verranno mai costruite e quella centrale coperta a cupola che non verrà mai costruita. Eh, ancora altra prospettiva. Questa volta è una bellissima prospettiva sulla città di Napoli. Questo che vedete qui è il profilo di San Telmo ed è il profilo effettivamente di Napoli con l'aspetto dei camaldoli e vedete quindi quello che vi dicevo lo stradone centrale no che invece viene interrotto adesso dalla presenza della ferrovia e poi l'altro aspetto importante che vediamo in questo disegno è la il disegno di di Maria di Sassonia quando diceva a Luigi Vanvitelli: Devi fare un disegno in cui si dica esattamente le case come devono essere costruite e devono essere tutte di una stessa altezza. E infatti, qui vedete che c'è una scacchiera ordinata e tutti gli edifici presentano tutti la stessa altezza. Uh, anche qui, ovviamente, si vedono le quattro torrette il giardino e il giardino ovviamente decorato con un disegno che di fatto non fu mai realizzato. Questa poi è ancora oh, un'altra maestria del disegno, nel senso che c'è l'incisione c'è il disegno di Vanvitelli, che è la prospettiva. C'è l'incisione di Nolli, c'è la Stampa, e poi questa stampa viene acquerellata e quindi a questo punto c'erano i pittori, quelli proprio della tradizione più artistica, che pittavano, cioè acquerellavano queste uh, stampe e quindi vedete la bellezza proprio di questa uh, architettura, la leggerezza insomma di questo contesto uh, non solo architettonico ma urbano e territoriale. Adesso, chiudendo, quindi vedete, si riesce a capire molto di più tutto quello che abbiamo visto eh, in maniera discreta. Per cui, vedete, questo è il libro dove, che raccoglie le tavole. Vedete praticamente il fronte su strada e il fronte su giardino. Giardino in verde e strada, e strada in, in uh, 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 colore uh, rossastro, Bordeaux, ecco Bordeaux, poi vedete l'Asse, L'asse che doveva continuare che continua, sarebbe questo asse qui, vedete che arriva alla città di Napoli. E poi a questo punto vedete dove sono state fatte le tre sezioni delle tre piante. Quindi la prima, piano terra è fatta qua, la seconda è questa e la terza è questa. E le riconosciamo dai bordi. Io per farle individuare ho messo i bordi degli stessi colori. Questo è il prospetto sulla piazza, questo è il prospetto sul giardino questa è la prima sezione che viene fatta qui vedete e che ci fa vedere i cortili sezionati mentre invece questa sezione qui è la sezione che viene fatta centrale vi ricordate ed è la sezione che mi fa vedere la scala che mi fa vedere il teatro che mi fa vedere il vestibolo ottagonale e poi ai piani superiori la cappella palatina. Il particolare che abbiamo già discusso del vestibolo, quindi l'attraversamento longitudinale con la vista sulla scala, e poi ancora quest'ulteriore sezione, questa qui in celeste, che viene fatta, guardate, proprio sul. Uh, su, su questo elemento qui su questo portale qui i portali laterali e viene fatta guardando guardando verso destra da che cosa ce ne accorgiamo ce ne accorgiamo dalla sezione della cappella palatina e poi ce ne accorgiamo dal fatto che qui è disegnato uh, l'aspetto del uh, del dell'organo. Ancora uh, le prospettive, le prospettive sono dichiaratamente delle prospettive geometriche, significa che praticamente una volta disegnata la pianta, la pianta è stata messa in prospettiva e, e una volta ricavata la pianta, le altezze sono state desunte dai prospetti. Quindi non sono vedute realistiche, ma sono vedute artificiali, cioè prospettive geometriche. E ce ne accorgiamo dal fatto che tutte le linee convergono verso il centro. Come chiudo? Chiudo con questa bellissima e divertente. Vignetta di Covino del 2017 dove viene rappresentato Luigi Van Vitelli nell'atto appunto di disegnare, questa volta disegna con un vecchio. Uh, tavolo da disegno lo usavo anche io quando, uh, quando uh, ero iscritta ad architettura e qui vedete appunto tutti i disegni che lui fa: uh, la pianta, il prospetto, il disegno della pianta con la piazza, l'acquedotto. Uh, e così via. E qui invece che cosa sta disegnando? Sta disegnando una torta. Sta disegnando una torta uh, con tre strati di pan di Spagna, con le candeline e le candeline segnano 20. Che cos'è questo 20? È l'anniversario dei 20 anni dal 1997 al 2017 dei 20 anni della Dell'UNESCO, cioè del patrimonio dell'umanità. Bene, io mi fermo, mi fermo qui, spero di essere stata chiara, tolgo la, la condivisione. Grazie Onnella, grazie. Sì, non so se è stata chiara, ma è stato diciamo, il modo giusto per cominciare questo ciclo di lezioni <ride> su Bambitelli, perché far vedere poi cosa c'è dietro le architetture magari molti dei presenti, diciamo, che conoscevamo, no? abbiamo visto queste io stesso non ho mai approfondito più di tanto la figura de del Bambitelli e i suoi progetti, li conosco perché poi questo è il nostro mestiere, però allora anche chi eh, non se l'è mai chiesto cosa c'è dietro queste grandi, okay. diciamo, architetture, che c'è ingegneria, c'è uh, arte, ma soprattutto c'è eh, idraulica, c'è un sacco di impegno, perché il solo fare quei disegni, quei prospetti, diciamo, il semplice prospetto, gli richiedeva tempi infiniti. Erano dei magisteri e oggi noi nemmeno col computer riusciamo a fare, ci vuole più tempo ancora. Quindi mi eh, sembra. Io volevo chiedere anche ai, ai docenti, ma anche ai, ai ragazzi, poi vediamo di fare se eh, erano. Eh, Abbiamo qualche curiosità? Io poi avevo. Eh, no, no, prego. Sì, sì, prego. Sì, sì, no, dicevo, avevo anche pensato. Eh, sì. ah, però vedo una manina alzata. Sì. Chi è? Buonasera, eh, Valentino. No. Sì, chi è? Sono, sono un docente che già l'anno scorso seguivo, ovviamente, architettura con la terza B del liceo Segreto. Quest'anno siamo in quarta e stiamo continuando questo percorso. Ovviamente, riferendoci al seminario, è illuminante sentire la dottoressa, perché ovviamente ci porta così chiaramente a far capire. cioè, lei non ci fa leggere le difficoltà che ha avuto l'Anfitelli, perché per fare quei disegni noi che siamo colleghi eh, sappiamo bene le difficoltà e i tempi, innanzitutto. Ovviamente eh, ci ha trasportato in un'atmosfera un sicuramente, diciamo, bellissima, meravigliosa, anche se alcuni dei disegni noi li conoscevamo, ovviamente abbiamo avuto modo di capire bene le collocazioni dal teatro alla cappella e a quant'altro, non voglio ripetere assolutamente, nonostante potevo anche distrarmi un poco, non mi sono distratto per niente. Complimenti, continuiamo così. Giustamente, grazie. come abbiamo sempre fatto, siamo qui ad ascoltare con grande interesse. Grazie, questo Grazie. Non stavi dicendo il fatto del, sì, del piccolo ti esercizio. Ti... Mi pare che esatto, eh, esatto, adesso esatto. tu poi, eh, sì, lo ecco, E allora uh, pensavo di fare uh, un esercizio proprio uh, di matrice e di stampa. Nel senso, uh, disegnare un qualcosa al contrario, no? E, e poi, che potrebbe anche essere con un, un foglio di acetato, ok? Per cui se tu prendi un foglio di acetato, quello trasparente, quello che si mette davanti, per esempio, alle, alle, um, alle tesine, no? Uh, uno di quelli allora se tu disegni no poiché è trasparente se tu lo giri da un lato hai una matrice se tu lo giri dall'altra parte hai la stampa quindi per capire proprio questo questo esercizio eh, quindi questa potrebbe essere una prima curiosità quindi controllare proprio il verso e il retto cioè quindi proprio la matrice e il disegno sì, lo, dico, lo dico per i docenti, alcuni sono nuovi. Noi in genere alla fine delle lezioni lasciamo al docente la, la possibilità di dare un esercizio, un esercizio semplice base, anche magari a gruppo. Così resta un po' resta il, il una traccia della, della lezione. Quindi eh, lo dicevo, quindi tu proponevi di fare. Uh, sì, un, un, come, come la faceva Lambitelli, eh, eh, esatto. eh. avevo due idee: sì. uno che era questo di controllare la matrice, e l'altro invece di prendere uh, su internet no? un disegno di un'architettura, di una sezione, di una pianta, e provare a spiegare che luoghi ci sono. Cioè capire, sì. in, in leggere il disegno, ecco. Sì, questo potrebbe essere. Quindi la, io lascerei libertà sì. ai, ai ragazzi. Sì. Uh, ovviamente anche se tu magari poi lui, lui, i docenti che già lo sanno, chi non lo sa, uh, noi abbiamo un, un drive. È un drive, Valentino, non mi ricordo. E poi vi daremo il drive. Quindi i ragazzi faranno questa cosa, fanno una foto del prodotto e lo caricate nel, nella cartella che predisponiamo. Uh, questo lo dico ai docenti, ma anche ai ragazzi che stanno ascoltando, quindi un esercizio semplice. Tu problemi: sì, una lettura di una pianta, di un'architettura, sì, e individuando sì. gli elementi all'interno, oppure un esercizio diretto di, eh, di, pros di prospetto inverso, diciamo così. Esatto, sì, una dire... trice... eh, esatto. proprio sì, per eh, rendere conto: eh, eh. sulla stampa, eh, sulle stampe. Ma anche una sagoma di un edificio, un, sì, 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 sì. come fatto con il, poi, i ponti della val, il ponte della valle, eh. diciamo era, era quella, quella dissimmetria che, eh, che viene fuori solo da un'analisi. Uno pensa: sa, al centro della strada e c'è il ponte ai lati, invece è di sassà, cioè non è identico. Sì, sì. Non è Questa simmetrico. è una lettura, una lettura, anche una lettura del paesaggio per ritornare anche al. Bambitelli paesaggista che faremo pure, eh. quindi sono elementi, accorgimenti, anche necessità. Perché il paesaggio non è simmetrico, quindi bisogna adeguarsi alle. Quindi non so se ai professori è chiaro questa cosa, oppure ci sono domande, ulteriori interventi? Noi siamo qua, abbiamo un po' di tempo, no? non finiamo proprio alle sei, però diciamo. Sono tutti stanchi, della, eh, vabbè, però, però troppo, eh, come diceva troppo. il professore, è stato interessante. Sono sicuro che abbiamo trovato diversi elementi di eh, interesse eh, che poi potranno anche approfondire, ovviamente. Eh, ma nel tempo, poi riprenderemo queste cose. Poi noi abbiamo negli appuntamenti il fatto che vengono anche in dipartimento dal vivo, Perfetto. quindi magari proporremo anche lì. Eh, dei ragionamenti, ci vedremo delle, dei nostri laboratori delle questioni. Bene. C'è un ununziante Luca forse che ha alzato la mano, forse voleva fare qualche domanda. Forse un errore? No, forse ah, il microfono. No, quella è il problema. Quello che mm. vediamo. Lì. Ma... Abbiamo per tutti i microfoni ora, non so, sono aperti. Oh, sì, vabbè, sono allora, no, vabbè, allora niente. ora sono aperti. Ah. No, diamo la possibilità di aprire, ce l'hanno anche loro. Noi prima avevamo stretto la... Va bene, io direi possiamo anche salutarci se non ci sono ulteriori interventi e ringraziamo la professoressa Zerling che, nonostante i suoi impegni da direttore, ha aperto questi seminari e eh, noi ci vedremo. Al prossimo, che è tra l'altro alcuni sono ogni 15 giorni, altri più stretto eh, giro. Eh, il prossimo eh, è, è il 23 gennaio e quindi poi vi daremo le indicazioni e le specifiche eh, dei professori e l'argomento che è comunque è in linea con, la, con la, eh, il nostro tema che van vitelli progettando il futuro. Va bene? Va bene, professore, grazie, grazie, grazie a tutti. buonasera. Buonasera a, buona 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 a, a tutti. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Buona buonasera. Buonasera. Ciao Peppe. Ciao Almeno, ciao. ciao. Ci sentiamo ciao. domani, ciao. Va bene.